Corso, benvenuto a Lady Beer e a Golden Voice. Oh, ciao. Allora, come stai, Charles? Tutto bene. Che hai cantato? Ho appena cantato All I Want di Godalin. E datti un voto. Come sei andato? Da come sono andato? Allora, da 8. Ah, beh, oh, mazza. 8, cioè, meno, sì. 8 meno, ma deve fare il preciso. Perché si può sempre migliorare. Sì, infatti, così. Infatti, senti, ma vabbè, noi ti abbiamo ascoltato anche altre volte, c'hai comunque una bella voce, eccetera. Ma a chi ti ispiri quando canti? Qual è il tuo cantante preferito detto? Allora, il mio cantante preferito, allora, sin da piccolo mi è piaciuto un programma chiamato Ostinelli, dove c'è questo cantante, un pop star che diventa dal nulla, diventa un pop star mondiale. Sì, 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 sì. E niente, questo ragazzo, uomo, si chiama Ross Lynch, e niente, da lui prendo spunto tutte. Quindi lo segui molto proprio a livello di stile? Lo seguo molto di stile, sì, anche perché canto in inglese. Insomma. Canti prevalentemente. In ma ce l'hai tipo dei pezzi che canti in italiano? In italiano sì, alcune, tipo di Andrea Bocelli. Ah, beh, vedi, cavolo. Tipo per lei. Ah, beh, non è che mi hai detto pizzo e figlio, io lì, cioè, mi sta parlando di Andrea Bocelli. Oh, vabbè, poi sì. Comunque, ma si dà uno stile ad Andrea Bocelli da una cosa all'altra. Non lo so, perché in teoria mi hanno sempre detto che la mia voce è un po' più sul tende a essere quello lirico. Stendente, però non sei lirico. No, non sono lirico. No, assolutamente, ti ho ascoltato. Sì, senti, ma questa amica musica, no? Mm-hmm. Da quanto fa parte della tua vita? Da quanto tempo? Allora, la musica nella mia vita fa parte tipo da 8 anni. Ok. Adesso ne ho 20, infatti da 12 anni che ho cominciato a scoprire un po' queste serie TV. E praticamente mi sono innamorato di questa serie TV e lì è iniziato la mia... passione, cioè, per la musica. Ok, quindi tu hai scoperto di saper cantare poi? Sì, ho scoperto poi di saper cantare. Non all'età di 12 anni, all'età di 14-15 okay. anni. Ah, quindi un po' più avanti. Sì, un po' più avanti, perché poi cantavo un po' di più con l'allenamento, certo, eccetera. Hai studiato canto? Sì, ho studiato canto. Bravo. Per un anno. E poi? Un anno e poi non è che l'ho abbandonato, l'ho lasciato un po' da parte perché sono altri obiettivi adesso, certo, da percorrere praticamente. Quindi giustamente, quindi è normale. Quindi ho delle priorità, però comunque il canto non me lo voglio lasciar scappare, ecco. No, anche perché guarda, veramente hai una dote, cioè è un peccato buttare le doti, uno le deve coltivare le doti, sì, insomma, no? Ma vabbè, c'hai 20 anni, no? Mm. Ma da grande che vuoi fare? Allora, io da grande è una bella domanda. Allora, mi starei sto facendo liceo artistico. Ok. E adesso vorrei fare, dopo il liceo, l'università verso, certo, l'architettura. Ah, vai verso design, sì, okay. Ah, okay. Design, grafica, queste cose qua. Bello. E in teoria vorrei diventare da grande un grafico, sì, con la musica. Mentre disegni e canti. Sì, mentre sono una persona molto creativa praticamente. Ah, ma che scherzo, guarda che la musica apre tutti i vicoli della creatività proprio. Senti una cosa, allora, chi è Charles nella vita? Che cosa, che tipo di carattere hai? Allora, descriviti, tre aggettivi, dai. Allora, tre aggettivi. Allora, sono un ragazzo molto simpatico, okay, estroverso, okay, e alcune volte timido. Tu pensi a timidezza un, sì, un difetto? Non proprio un difetto. Anche perché però, alcune volte. Però timido quando devo fare ansia da prestazione. Ah, vabbè, no, questa è un po' l'emotività, no? Quindi, sì. Un po' l'emozione, però secondo me quando, soprattutto quando vai a cantare, no? Se non c'hai un po' di emozione, è meglio tutto, che non sali. È tutto regolato. Lascia stare. Esatto, sì, esatto. E allora, tu è la prima volta che partecipi al Golden Voice, sì, eccetera. Che cosa ti aspetti da questo torneo? Allora, da questo torneo mi aspetto una crescita riguardo alla musica e niente, mi vorrei conoscere gli altri un po' più a fondo e niente, anche stare in compagnia con gli altri, conoscere nuova gente, sì, e anche una formazione. Ma assolutamente sì, anche perché il Golden Voice ha questo scopo, cioè quello di aggregare tante persone che parlano un'unica lingua che è la musica. Quindi sicuramente questo è il nostro obiettivo e sarà, poi ci faremo un'intervista a fine anno e vedremo com'è la situazione. Senti, secondo te l'importante è partecipare o vincere? Allora, io sono una persona che sa di valere, okay, quindi per me è importante
da una parte partecipare, però ma se vinco vincere ma se no uno non partecipa, no, ma secondo me vincere devi averlo nella testa, perché se non ce l'hai nella testa poi non raggiungi i tuoi obiettivi. No, ma questa è la famosa legge dell'attrazione, che non so se conosci, però è proprio l'obiettivo che uno si deve prefissare, no? Allora, tu sei squadra dei titolari, fai un in bocca al lupo a te stesso ovviamente, ma a tutta la tua squadra, vai. In bocca al lupo Charlie, in bocca al lupo agli altri. Così. Ciao. Ciao.